Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Come se fosse facile, la nostra finestra settimanale sul mondo del sociale. Cominciamo questa settimana con un servizio che ci racconta la marcia per la pace Perugia Assisi, per la pace e per la fraternità, che si è svolta la scorsa domenica 24 aprile, due giorni di incontri, di relatori, di dibattiti e la marcia ovviamente da Perugia Assisi per lanciare un messaggio, quello della richiesta di trovare strade di pace, una situazione sicuramente molto complessa, non facile, quella che si sta affrontando, perché se da un lato è necessario garantire anche agli ucraini la possibilità di difendersi da un'invasione, dall'altra è anche però necessario provare a percorrere tutte le strade per la pace, come diranno i relatori che sentirete anche nel servizio che abbiamo montato tagliando alcuni degli interventi che si sono svolti in questi due giorni. La pace andrebbe preparata negli anni e nei mesi precedenti e non solo a ridosso dei conflitti. Adesso ci vediamo questo servizio, poi torniamo in studio e presentiamo gli ospiti della settimana tra poco. Si è svolta domenica 24 aprile l'edizione straordinaria della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità. Tanti i partecipanti da tutta Italia che hanno deciso di dare voce alle richieste di pace. Il giorno precedente si è svolto sempre a Perugia l'incontro di riflessione e proposte La via della pace. Tanti gli interventi che hanno affrontato le varie tematiche legate alla pace e alle richieste di mediazione. Io sono un po' colpita dalla caccia al pacifista che si è scatenata in questa guerra. La caccia al pacifista in realtà è una componente abbastanza strutturale della propaganda di ogni guerra, perché quando scoppia una guerra non si può tollerare, i governi non possono tollerare che ci sia una pluralità di voci, deve essere o con me o contro di me, deve essere tutto bianco o tutto nero, quindi dà molto fastidio ogni voce, anche solo vagamente discordante, per cui la caccia al pacifista è qualcosa a cui dovrei essere preparata. Sinceramente nella mia vita adulta non ho mai visto una caccia al pacifista così violenta come in questo periodo. In ogni guerra c'è sempre un prima, un durante e un dopo. Il prima è il momento a volte dura decenni in cui la guerra si prepara, perché qualcosa che sembra sfuggire a molti è che le guerre non nascono di notte come i funghi dopo la pioggia, le guerre vengono preparate. È tutto un periodo in cui gli arsenali vengono riempiti e in cui si costruisce una cultura del nemico, in cui si preparano, si addestrano gli eserciti, in cui si convincono esseri umani ad andare a massacrare altri esseri umani, che non è assolutamente naturale. Qualcuno dice la guerra è nella natura umana, la guerra non è assolutamente nella natura umana, basta leggere un po' di antropologia per capire che bisogna fare molti sforzi per convincere l'essere umano ad andare a massacrare su larga scala i propri simili, perché uccidere e morire, tra l'altro il soldato più di molti altri ha la consapevolezza che andare ad uccidere comporta il rischio molto concreto di essere ucciso a propria volta, per superare quello che è l'istinto di sopravvivenza dell'essere umano bisogna fare tanto, bisogna lavorare, per questo che serve la propaganda. Poi scoppia la guerra e durante la guerra appunto il tema principale ovviamente della guerra è lo strazio della popolazione civile, che come si ricordava prima nelle guerre contemporanee le vittime sono i civili, non esistono effetti collaterali. È un caso quando muore un soldato nelle guerre contemporanee, che sono fatte esattamente contro i civili, contro obiettivi civili per distruggere la popolazione civile. E assistiamo anche appunto a questa caccia al pacifista, al non violento, al disarmista, come se fosse colpa nostra. Una delle domande più frequenti è: dove sono i pacifisti adesso? Dove sono i pacifisti? I pacifisti ovviamente sono dove stavano prima, nella terra del prima, a dire cose come: forse non è il caso che riempiamo gli arsenali di tutti i tiranni di sto mondo, forse non è il caso di vendere armi a Putin, forse non è il caso di riempire gli arsenali. Il direttore Tarquinio ha citato prima Gheddafi, fino a un attimo prima di diventare
il nemico, Gheddafi, era uno i cui arsenali riempivamo con tonnellate di armi provenienti anche dal nostro paese, e le armi di Gheddafi, dopo il crollo del regime di Gheddafi, si sono ritrovate in tutti i conflitti africani. Dovremmo riuscire veramente a fare della guerra un tabù. Questo è un lavoro culturale da fare. Si tratta di cambiare la nostra cultura. La guerra deve diventare un tabù, così come il razzismo deve diventare un tabù. Altrimenti, se non ci spogliamo di questo senso di superiorità, non arriveremo mai a superare le guerre. E il razzismo è la forma più devastante, più ingiusta, più drammatica del senso di superiorità. Lazio Marini ricordava anche un'altra cosa interessante, Malinowski, che dice che dobbiamo fare un tabù come è un tabù l'incesto. Ecco, io ricordo un'altra, mi ha fatto venire in mente un'altra grandissima antropologa, Margaret Mead, non credente, alla quale viene chiesto in una classe, questa è una cosa che si legge nei libri su Margaret Mead, venne chiesto quale secondo lei è il momento in cui si può pensare che i primi esseri che assomigliavano all'uomo sono diventati veramente umani. E lei rispose: io credo che possiamo identificare quel momento quando cominciamo a trovare nei resti umani, cominciamo a trovare che una persona è stata curata, quando una persona è stata, c'è il segno che una persona era malata, che una persona era magari ferita, era zoppicante, che quindi era diventata inutile per il gruppo, ecco, quella persona è stata curata. Vediamo che c'è un osso che si è calcificato, il segno che qualcuno ha curato quella persona malata, quella persona colpita. Quello è il segno che siamo diventati umani. Che è la cura? La cura, come ricordava Flavio poco fa. Questo è il segno che noi siamo diventati umani. Giunti alla fine della marcia, domenica pomeriggio, dal palco della Rocca di Assisi si sono susseguiti interventi e ringraziamenti che hanno concluso la lunga giornata dedicata alla pace. Le donne e gli uomini che vedo qui, io li ho incontrati negli anni per l'Afghanistan, per l'Iraq, per la Palestina, per la Libia, per la Turchia, per l'Egitto, per lo Yemen, senza eccezione alcuna e senza discriminare in base al colore della pelle o alle opinioni politiche e religiose. Noi stiamo con chi si prende cura della vita degli altri, prendendo in prestito la frase a Don Milani. Ho sentito parlare di equidistanza. Non siamo mai stati equidistanti tra gli oppressi e gli oppressori, tra coloro che sfruttano e gli sfruttati. Non siamo mai stati equidistanti, domani il 25 aprile, tra i fascisti e gli antifascisti. E domani saremo in piazza, oggi qui e domani per il 25 aprile, per ringraziare le nonne e i nonni che ci hanno liberato e che vorrei non si dimenticassero. Ci sono qui molti giornalisti di Articolo 21, della Federazione, dell'Ordine, della RAI. Vi chiedo una cortesia, alzate quei cartelli con i nomi dei cronisti ammazzati in Russia, in Ucraina, in Siria, sempre da Putin, in Bielorussia. Noi non li possiamo dimenticare, li hanno uccisi affinché nessuno potesse sapere. Porteremo i loro nomi dovunque, anche il 3 maggio, giornata della libertà di informazione. Ricordiamo le vittime anche di Putin, anche i cronisti, non solo loro, per una ragione. Perché quando andavamo a protestare insieme a voi contro quei bavagli, una parte della politica italiana tramava affari con Putin e oggi punta il dito contro il popolo della pace. È indecoroso eticamente. Mario Galasso, direttore della Caritas dell'Emilia Romagna, è uno di noi, una persona che ha fatto l'amministratore locale, che ha fatto il volontario, che insomma in qualche modo una lunga storia, che oggi è qui a rappresentare il direttore nazionale
di Caritas Italiana che avrebbe voluto essere qui con noi. Sì, esattamente. Don Marco manda i saluti a tutti. Ho un suo messaggio che non leggo perché siamo stanchi, abbiamo camminato. Quello che mi interessa dire è che Caritas fa parte di questo popolo. È un popolo variegato, siamo diversi. Come poco fa ha detto Fra Marco, noi siamo più di loro. Noi che vogliamo la pace, noi che chiediamo i diritti, noi che siamo schierati dalla parte dei più fragili, siamo più di loro. E allora, mentre diciamo fermate le guerre, dobbiamo veramente insieme, sottolineo insieme, percorrere la strada della cura. La cura del più fragile, la cura del più debole, la cura dell'ambiente, e insieme lo possiamo fare. Ecco, io sono qui per testimoniare la nostra presenza e sono qui veramente per chiedere che a cominciare, a continuare da questa marcia nelle nostre città, continuiamo a far sentire la nostra voce, che è una voce maggioritaria, siamo più di loro, facciamo sentire come vogliamo veramente cambiare questo mondo e far sì che la bussola che orienti il nostro cammino, che orienti la nostra strada, è la bussola delle persone più fragili. Noi saremo lì. Grazie. È necessario che ciascuno di noi riconosca tutti gli altri. E tutti vuol dire tutti, non vuol dire qualcuno sì e qualcuno no. E perché tutto questo? Perché chi ha scritto la Costituzione ha messo al centro il riconoscimento reciproco? Perché chi ha scritto la Costituzione ha vissuto quelle tragedie, quei drammi che si stanno oggi ripetendo e che allora sono stati la devastazione completa. Due guerre mondiali nel giro di poco più di 20 anni, la Shoah, la bomba atomica che a loro ha cambiato il futuro perché prima non c'era. Ed allora chi ha scritto la Costituzione, che ha vissuto tutto questo, noi oggi forse riusciamo a capire perché una guerra ce l'abbiamo così vicina, che ha vissuto tutto questo, si è chiesta: ma come possiamo salvarci? Che cosa è necessario che facciamo per salvarci? E la risposta è stata: riconosciamoci. Ecco, noi oggi siamo qui perché vogliamo riconoscerci, ma forse ci dimentichiamo che magari ci riconosciamo soltanto in parte, come del resto a volte succede nella vita di tutti i giorni, no? E qualcheduno lo escludiamo sempre. Ecco, perché noi possiamo portare il nostro granellino di sabbia sulla via della pace vera, è necessario che tutti i giorni facciamo in modo da riconoscere tutti, da riconoscerci complessivamente. Perché, vedete, la pace è il risultato di una cultura, di un modo di pensare che non può che essere fatto da tutti noi. E allora guardiamo alla vita di tutti i giorni, perché la strada verso la pace può essere percorsa soltanto se la percorriamo sempre. Una spiaggia per tutti, questo è il nome del progetto che ci porta a guardare alla stagione che si sta avvicinando e soprattutto alla inclusione lavorativa e non solo. Un progetto che nelle spiagge di Rimini in realtà ha una storia già da alcuni anni, come poi ci racconteranno i nostri ospiti, che allora presentiamo subito, così facciamo un po' la storia dei progetti che sono stati portati avanti in questi anni e poi vedremo anche quello che ci aspetta questa estate. Sono con noi Stefano Mazzotti, imprenditore del Bagno 27, la community. Buonasera, ciao. Buonasera. Stefano. Buonasera. E Annalisa Bianchi, responsabile comunità educativa per minori. Ciao Annalisa, buonasera. Buonasera.
Allora Stefano, non sei certo alle prime armi qui da noi, sei un ospite insomma che abbiamo avuto il piacere di avere anche in edizioni passate, ci hai parlato dei progetti di inclusione lavorativa che porti avanti col tuo stabilimento almeno se non sbaglio dal 2016. Adesso uno step nuovo, ci racconti un po' cosa hai fatto in questi anni e che cosa ci aspetta quest'estate? In questi anni come stabilimento balneare abbiamo cercato di portare avanti delle politiche imprenditoriali basate comunque sull'inclusione lavorativa di persone con disabilità, in questo caso specifico di persone con autismo ritardo cognitivo, ed è un progetto che ha avuto un impatto talmente forte, talmente positivo sulla nostra impresa che abbiamo cercato di espanderlo a tantissime altre imprese balneari come noi. Logicamente dopo speriamo che questa cosa si possa ripercuotere positivamente anche su altre realtà imprenditoriali, non solo della spiaggia, però in questo momento i bagnini ci hanno dato la possibilità di poterlo mettere in pratica in maniera ancora più ampia. Oggi si parla per fortuna già più spesso anche di welfare aziendale, di benessere, di inclusione, argomenti che invece qualche anno fa erano visti un po', non con sospetto, però sicuramente con meno interesse. C'era un po' l'idea che questo tipo di attività magari fosse etica, fosse da fare per la società, ma non fosse retributiva per l'imprenditore. Oggi come stanno le cose? Diciamo che negli ultimi anni si è sviluppato un modello di impresa etica che non è distinta dal business. Fondamentalmente c'è sempre stata un po' questa ambiguità, quindi il business non può essere collegato all'etica. In realtà il business può essere un'enorme cassa di risonanza per tantissime imprese che decidono di fare comunque dei progetti etici, ma può essere anche un'opportunità straordinaria per tutte quelle associazioni, quelle imprese, quegli enti che decidono un pochettino di fare un po' il salto di qualità. Quindi non dire diamo una mano ai ragazzi a integrarsi all'interno della società, ma diamo una mano a questi ragazzi a potersi rendere indipendenti e emanciparsi tramite quello che è il tessuto imprenditoriale più sano del paese. E questo secondo noi è un momento nel quale c'è questo upgrade, diciamo, delle imprese, ma anche degli enti, delle associazioni, delle istituzioni che hanno capito che il target al quale devono ambire per poter rendere i loro ragazzi effettivamente pronti al mondo del lavoro deve essere più alto. In che modo avete fatto questo passaggio, diciamo, dall'esperienza della Community 27 a una platea imprenditoriale più ampia? Attraverso quali associazioni di categoria? Come siete passati? Noi quest'anno abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di poterci inserire all'interno della cooperativa Bagnini di Rimini tramite Confartigianato. E la possibilità di avere una platea di bagnini molto più ampia, sono circa 120 soci, ci ha dato la possibilità di avere comunque un seguito maggiore. E come abbiamo presentato il nostro progetto, che si chiama Rimini una spiaggia per tutti, proprio perché tende a portare avanti il tema dell'inclusività, non soltanto l'accoglienza, ma soprattutto l'inclusività lavorativa, ha avuto subito comunque suscitato grande interesse e c'è stata grande richiesta di poter partecipare a questo tipo di progettazione, ma una progettazione che deriva anche da una sensibilità personale delle persone che negli ultimi anni è cambiata. Gli imprenditori hanno visto e hanno capito e hanno imparato che fondamentalmente approcciarsi alla responsabilità sociale d'impresa non è un costo ma un'opportunità. E quindi questo ha aperto molto le strade ma ha anche aperto le menti di tantissime persone. E poi torneremo su questo argomento. Intanto volevo chiedere ad Annalisa quali sono, diciamo, anche le associazioni coinvolte e qual è anche il valore di questo progetto? Dunque, il valore innanzitutto è uno scambio reciproco, perché i ragazzi che noi abbiamo accolto in questi anni ci hanno dato moltissimo e ci hanno insegnato moltissimo, quindi è stato un vero e proprio scambio. Quando abbiamo presentato il progetto a tutti i soci della cooperativa Bagnini, ci sono state moltissime persone che hanno accolto con piacere questo progetto e si sono dati disponibili ad assumere dei ragazzi che potessero andare a lavorare nelle loro spiagge.
Abbiamo quindi cercato chi potesse collaborare con noi e chi potesse aiutarci nella scelta e nella ricerca dei ragazzi. Innanzitutto l'associazione Rimini Autismo, che collabora con noi in realtà già da qualche anno. Poi le istituzioni, perché comunque abbiamo trovato un terreno fertile anche presso l'area della disabilità adulti, e poi con un progetto affidato alla cooperativa Mille Piedi, alla Fondazione San Giuseppe e l'associazione Sergio Zavatta, che si chiama Merak, che è un progetto di transizione nel quale i ragazzi con abilità speciali fanno un passaggio, diciamo, dall'adolescenza all'età adulta. Un passaggio che è già molto complicato e quindi diventa forse ancora più difficile da gestire. In che modo collaborano i ragazzi? Perché quindi mi pare di capire che ci siano diverse modalità, diversi approcci dei ragazzi a questo progetto. Sì, abbiamo fatto una scelta ben precisa. Abbiamo scelto di cercare dei ragazzi che potessero già essere pronti per diciamo il mondo del lavoro, e questi ragazzi sicuramente dopo un periodo di prova il datore di lavoro sceglierà se assumerlo o meno. Il ragazzo stesso dopo questo periodo di prova potrà decidere se è il suo lavoro, perché ricordiamoci che uno ha assolutamente il diritto di dire no, questo lavoro non fa assolutamente per me. Poi avremo anche delle altre formule che sono propedeutiche al lavoro, quindi dei progetti come ad esempio il progetto Meraki, nel quale si svolgeranno le attività all'interno della spiaggia come delle attività laboratoriali, proprio di propedeutica e insegnamento anche allo svolgimento del lavoro. E avremo poi anche delle altre formule come l'alternanza scuola-lavoro o qualche stage, sempre però finalizzato al far conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie l'ambiente del lavoro. Questi ragazzi che hanno lavorato con noi da qualche anno hanno diciamo delle competenze sicuramente che vanno sviluppate, vanno rese diciamo visibili e devono servire anche a chi li assume a incominciare a vedere il mondo in un modo diverso. Il nostro intento è quello di fare cultura, è quello di far vedere che non c'è un modo giusto o sbagliato di lavorare, non c'è una persona che è più capace o meno capace. Se ci sono le sinergie, se c'è la volontà, si riesce a portare avanti insieme un bel progetto di autonomia, di inclusione sociale. Hai parlato di laboratori, di formazione, quindi dà l'idea che il progetto non si esaurisca solo in un anno. Qual è la visione, diciamo, in prospettiva, in tempi lunghi di questo progetto? La prospettiva è quello che possa nascere adesso e poi camminare per molti anni. Sicuramente abbiamo fatto molti passaggi anche di formazione con i datori di lavoro, proprio perché persone che magari non sono, no, abituate a lavorare con ragazzi con abilità speciali hanno bisogno di essere formati e hanno bisogno di capire che c'è un linguaggio che bisogna utilizzare per poter comunicare. I nostri ragazzi avranno tutti dei tutor, e questi tutor io li chiamo i traduttori, nel senso che sono quelli che fanno da mediatori tra i ragazzi che lavorano e il datore di lavoro. Questa formula qui, che abbiamo spiegato in varie riunioni a tutti i bagnini che accoglieranno i ragazzi, speriamo sia quest'anno, come dire, è già un'evoluzione degli anni precedenti, ma speriamo di poter continuare negli anni futuri e che magari i ragazzi che hanno provato con i progetti, no, propedeutici appunto al lavoro, si appassionino e riescono anche loro a diventare poi autonomi e a voler inserirsi nel mondo del lavoro. Stefano, vorrei tornare un attimo a parlare dell'aspetto imprenditoriale. Sì.
Tu sei sicuramente un imprenditore che ha precorso i tempi, ti sei affezionato, avvicinato a questi progetti, a questi temi, quando insomma ancora se ne discuteva appena. Pensiamo anche poi alla vicinanza con il mondo LGBTQ+, sei diventato quasi un porto sicuro nella città. E oggi questi imprenditori che magari si stanno affacciando, che in qualche modo imitano il lavoro virtuoso che è stato fatto, come sono evoluti? Nel senso, magari qualche anno fa c'era qualcuno che guardava con poca convinzione, pensando che quelli che stavano nascendo erano progetti con poco futuro, e invece adesso qualcuno si ricrede? Sicuramente adesso c'è più consapevolezza per tutto quello che riguarda un tipo di impresa che non è più soltanto business, ma è diventata un'impresa al servizio della società. Come tu ben sai, noi come imprenditori balneari insistiamo sul demanio marittimo. Il demanio marittimo è un territorio di tutti, quindi per noi il nostro mantra è quello comunque di poter restituire alla collettività l'esperienza lavorativa che aiuti a crescere, come faccia crescere un territorio. E con esso anche le imprese, le persone che comunque ci circondano. E logicamente c'è più consapevolezza. Adesso gli imprenditori non vedono più la logica dell'inclusione lavorativa, dell'avere all'interno comunque delle proprie attività persone con disabilità come se fosse, tra parentesi, un male necessario, un qualcosa che ci viene imposto dall'alto per poter avere delle imprese, dare comunque un senso sociale a quello che è la nostra attività. In realtà è diventato, con la consapevolezza acquisita negli ultimi anni, è diventato un vero e proprio sistema imprenditoriale diffuso, nel quale le persone sono sicuramente più coscienziose di quello che significa inserire una persona con disabilità all'interno della propria attività, che porta comunque a una crescita esponenziale di quella che è la capacità produttiva della propria attività, il clima, l'ambiente di lavoro, che cambia radicalmente, così come è stato per noi, e quello che fa crescere non soltanto l'impresa, ma la comunità, le persone che ruotano intorno a questi ragazzi che vengono inseriti. E questa è una cosa che all'inizio, quando si ha una mentalità business, diventa difficile riuscire a sviluppare. Quando poi vedi che il mondo intorno a te sta cambiando, le nuove generazioni stanno portando avanti nuove tematiche ambientali, di sostenibilità, di inclusione, capisci che la tua impresa non può rimanere fuori da questa nuova ondata di consapevolezza che sta abbracciando tutta la società, ma soprattutto i ragazzi più giovani. E devo dire che ci sono tantissime persone, tantissime aziende, che questo l'hanno capito e lo stanno mettendo in pratica in maniera come se fosse una cosa... Se ci fossero, diciamo, delle leggi che ti obbligano, sì, esattamente, quello devi fare. Diventa una cosa che invece diventa proprio l'anima di queste aziende. Parte del DNA anche. Diventa il DNA, bravissimo, diventa il DNA di queste aziende. Io mi sono reso conto di questo. Così come per noi in questo momento diventa possibile come azienda pensare di non avere almeno il 50% di persone con disabilità incluse all'interno del proprio stabilimento, per il semplice motivo che per noi in questo momento è più produttivo lavorare, è più facile, è più bello, è più anche per tutto lo staff diventa più... dei ritmi di lavoro, sì, più sostenibili. Sì, più sostenibili, assolutamente. E questa è una cosa che piano piano impareranno anche le altre persone, ma non soltanto gli imprenditori. Anche le associazioni e gli enti che collaborano con noi capiranno che avere una mentalità nel quale dare la possibilità a questi ragazzi di poter essere inseriti all'interno di imprese già rodate dà veramente dei grandissimi risultati. E come diceva giustamente prima Annalisa, si pone anche la figura degli educatori, dei tutor, come veramente come trade union tra le due parti, tra il ragazzo e tra le imprese, e questo crea veramente un sistema dove tutte le persone che hanno una specificità hanno un ruolo talmente importante in cui uno diventa praticamente come si può dire, diventa parte dell'altro, diventano comunque tutti, lavorano tutti uno in funzione dell'altro. Questo secondo me è il grandissimo vantaggio di questa impresa, nel quale tutti danno valore a una catena, una filiera di persone che lavorano per ottenere quello scopo. Annalisa, ti giro lo spunto che è venuto fuori adesso da questo intervento di Stefano. Quindi questa presa di coscienza
fa bene anche alle associazioni l'idea comunque che mettersi in gioco sia un modo per crescere, anche per superare le difficoltà. Assolutamente sì. È una presa di coscienza, direi, a 360 gradi, sia degli imprenditori, dei ragazzi, delle loro famiglie, delle associazioni che ruotano intorno a tutto questo mondo. Sicuramente ci siamo imbattuti in questi ultimi anni in associazioni che ci hanno chiesto: ma davvero volete assumere i nostri ragazzi? Assolutamente sì, perché, ripeto, non era cultura fare questo tipo di lavoro. Sicuramente ci sarà stata qualche impresa che per buona prassi ha assunto dei ragazzi con disabilità, ma per noi l'importante è esportare il nostro sistema. Il nostro sistema deve essere non nostro, deve essere di tutta la città, di tutto il territorio. Pensiamo alla grande, magari potrebbe diventare anche, insomma, una buona prassi magari di nazionale, ecco. Come avete visto in questi anni cambiare i ragazzi che hanno lavorato con voi? Sono stati dei cambiamenti fondamentali. Come dicevamo prima, i ritmi di lavoro cambiano, i clienti capiscono e cambiano che la situazione deve essere più calma, più rilassata. Noi lavoriamo comunque in una situazione di benessere, dove chi arriva in spiaggia vuole essere rilassato, vuole godersi il momento, vuole godersi il mare, e si trova magari accanto un ragazzo o una ragazza che può trovarsi in difficoltà, magari in un momento quando ti deve accompagnare all'ombrellone, oppure quando deve darti tre lettini al posto di due e magari non ha ricevuto bene l'informazione. Non c'è stato uno dei nostri clienti in questi anni che sia venuto a lamentarsi, anzi, molto incuriositi sono venuti a chiederci che tipo di lavoro si stava facendo. Noi abbiamo anche comunque delle plance, sì, che raccontano chiaramente il lavoro che stiamo facendo, proprio perché la visibilità è fondamentale, è importante per, come dicevo, per esportare. I ragazzi da timidi a insicuri hanno portato mano a mano il loro apporto. Molti di loro facevano parte proprio della famiglia, comunque è un'azienda di tipo familiare e quindi entrano poi a far parte della famiglia stessa. Hanno fatto moltissime proposte. Stefano è riuscito magari a svolgere lo stesso lavoro che faceva in una modalità dopo tanti anni, in un modo diverso proposto dai ragazzi. Molti ragazzi che prima venivano soltanto accompagnati dai genitori sono arrivati magari verso la fine dell'estate in autobus oppure in bicicletta. Qualcuno di loro ha preso coraggio ed è andato magari al Ciringhito a bersi qualche cosa e a cercare anche di socializzare esatto, con le altre persone. Ecco, per noi quelli sono stati i veri successi. Aiuta quindi, diciamo, a mettere un po' le cose in prospettiva, capire che il lavoro, la vita può avere dei ritmi in cui godiamo un po' tutti. Assolutamente sì. Già l'estate è piacevole, stare al mare sicuramente è piacevole, se lo possiamo rendere questo momento anche un momento di fruttuoso per le persone, sia per i clienti che per chi ci lavora, penso che diventi una situazione ancora più, di bellezza. Grazie. Stefano, un'ultima domanda, siamo in chiusura. Quanti sono i bagnini e gli stabilimenti che parteciperanno a questo progetto? Quest'anno sono circa una ventina di bagnini sparsi lungo tutto il territorio. Bagnini molto bravi e soprattutto molto responsabili. Logicamente noi, come ho detto, vogliamo partire con
il discorso spiagge, però anche l'occasione che tu ci dai per essere qui a me, Annalisa, è anche quello di fare un appello e di fare anche un invito a tutte quelle imprese che non fanno parte della filiera turistica, ma che sono interessati ad assumere persone con disabilità, non tanto per fare un'operazione pubblicitaria, ma proprio per fare un qualcosa che sia produttivo, vantaggioso per la propria azienda. Noi siamo disponibili anche a dar loro una mano con quello che è il nostro know-how, la nostra conoscenza, per poter dare loro la possibilità di fare in modo di poter cambiare, di poter attingere a quello che è stato un po' tutto il nostro lavoro per poter migliorare, per poter accogliere questi ragazzi in maniera estremamente soddisfacente ed estremamente produttiva. Quindi noi siamo molto confidenti che questo progetto possa essere un progetto che abbia impatto veramente sulla cittadinanza e anche sul tessuto imprenditoriale, che in questo momento secondo noi è pronto per essere portato avanti all'interno di questo passaggio. Un know-how che, per chiudere e ribadire un'ultima volta il concetto, proprio dal punto di vista imprenditoriale, economico, a voi ha portato molto bene. Rende, sì, ha portato molto bene, devo dire di sì. Grazie davvero, Stefano e Annalisa, per essere stati con noi, per averci raccontato questo ulteriore step del vostro lavoro. Immagino comunque che ci sentiremo presto, certo, per sapere come sono andate le cose. Grazie. Grazie. Noi adesso siamo arrivati in chiusura, ma come sempre prima di salutarci, prima della sigla finale, lasciamo spazio a Silvia Forassassi di Volontà Romagna, che ci racconta le news, gli appuntamenti e tutte le notizie dal mondo delle associazioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a venerdì prossimo per un'altra puntata di Come se fosse facile. Buona serata. Partiamo subito con l'appello di Ravenna Solidale, che cerca materiale a sostegno dei profughi ucraini presenti nel territorio. Si cercano in particolare alimenti a lunga conservazione. L'elenco completo è sul sito di Ravenna Solidale, dove sono anche indicati i diversi punti di raccolta nella provincia del Ravennate, di Ravenna. Importante iniziativa poi promossa da Volontà Romagna, quella della pubblicazione del catalogo scuole 2022-2023. Le associazioni che hanno in mente un progetto da proporre agli studenti nel nuovo anno scolastico possono infatti presentare una propria scheda da inserire all'interno della pubblicazione, che sarà distribuita agli istituti scolastici grazie proprio alla collaborazione con gli uffici scolastici territoriali. Quindi la scadenza per presentare il proprio progetto è il 19 maggio, basta compilare il modulo online presente sull'area riservata del centro di servizio. Per informazioni scrivere a scuola@volontaromagna.it. Venendo invece agli appuntamenti in settimana nella provincia di Rimini, partono le conversazioni con la storia al Museo della Linea dei Goti di Monte Gridolfo. Il primo appuntamento è il 7 maggio. Attraverso la narrazione della vita di alcuni personaggi si entrerà appunto in quella che è la grande storia della Seconda Guerra Mondiale. Il 12 maggio poi prende il via il corso per imparare tecniche di memoria per gestire piccole attività quotidiane, promosso da Alzheimer Rimini e rivolto a persone sopra i 65 anni. Sempre il 12 maggio, ma a Misano, l'associazione BAS Misano per il benessere ambientale e sociale propone un incontro su temi estremamente attuali, ovvero quello del risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Il 13 maggio invece riprende il ciclo di incontri, la seconda edizione di L'Africa in noi, promosso dall'associazione Vite in Transito, per una riflessione sul percorsi migratori in riferimento anche alla storia coloniale italiana. Il prossimo appuntamento è appunto il 13 maggio alla Cineteca di Rimini e si parlerà di A Sud di Lampedusa, l'Africa e le sue migrazioni. Il 14 maggio poi, insieme alle Avis, comunale provinciale di Rimini, la proiezione del film Il dono di un cammino. In 30 tappe saranno raccolte delle testimonianze sul tema del dono e della solidarietà tra Rimini e Roma.
Venendo invece alla provincia di Forlì-Cesena, l'associazione Paolo Babini propone nei parchi della città di Forlì un ciclo di incontri dedicato anche questa volta alle persone sopra i 65 anni sul tema arte e movimento per la comunità. I partecipanti saranno accompagnati da Michela Turrini, danzatrice ed educatrice, alla scoperta proprio del linguaggio del corpo per ritrovare anche un benessere psico e fisico. Insieme contro la violenza, poi in attesa del Festival del Genere di Gambettola, che sarà in programma ad ottobre. Il 7 maggio si terrà l'incontro Ripensare il maschile insieme con Mica Macho Community a Sogliano. Mercatino poi straordinario per sostenere il Comitato per la lotta contro la fame del mondo dal 14 al 17 maggio, sempre a Forlì, a largo, presso il largo Annalena Tonelli. E ricordiamo poi Noi per Te cerca volontari autisti per un servizio proprio di trasporto sociale di persone che hanno difficoltà motoria per raggiungere strutture di cura o nella mansione di piccole attività come il pagamento di bollette alle poste o il ritiro della pensione. Per quel che concerne invece la provincia di Ravenna, riprendono appuntamenti alla scoperta delle erbe del nostro territorio insieme all'associazione Erbe Palustri, l'Ecomuseo di Bagnacavallo. Sono due gli appuntamenti in programma, il 7 maggio e domenica 22 maggio. Poi appuntamento del tutto dedicato ai più piccoli con Bim Bim Bici l'8 maggio sempre a Ravenna. L'idea è quella di stimolare la mobilità dolce e l'uso della bicicletta, soprattutto nei più piccoli, attraverso un momento dedicato alle famiglie e di divertimento insieme. L'iniziativa sarà riproposta anche nel riminese il 15 maggio, ma questa volta dall'associazione FIAB di Rimini. Ricordiamo poi il concorso promosso dall'Auser, provincia di Ravenna, Circolo di Lugo, in cui si raccolgono scatti fotografici su persone anziane al passo coi tempi. L'obiettivo infatti è quello di dare un'immagine più attiva e propositiva di quella che è la terza età. Tutti possono partecipare, anzi l'invito dei volontari è soprattutto rivolto ai nipoti. Si può inviare il proprio scatto fino al 23 giugno. Ultimo appuntamento, 14 maggio, sempre a Ravenna, con la camminata ecologica promossa dal CSI di Ravenna e Lugo. L'idea è quella di abbinare l'esercizio fisico alla rispetto per l'ambiente. Infatti le persone saranno invitate durante la loro corsa o camminata a raccogliere i rifiuti che incontreranno proprio nel loro percorso. Come sempre ricordiamo che tutti i dettagli degli appuntamenti segnalati si possono visualizzare su www.volontarimmini.it. Chi volesse invece segnalare una notizia all'interno di questo spazio può scrivere a redazione@volontaromagna.it. Grazie a tutti. Beep, 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 beep